Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale Neapolis 1926. Napoli-Milan 0-1 il giorno dopo. Benissimo. Premessa, non si parlerà di VAR, non si parlerà di rigore, non si parlerà di niente in questo video perché la moviola è stata fatta, ci poteva stare un rigore per il Milan, ci poteva stare un rigore per il Napoli, quindi bene o male, è andata, diciamo così, in parità delle cose la partita. Dai, comunque, per prima cosa mi raccomando, iscriviti al canale di Neapolis 1926, dobbiamo arrivare a 3.000 iscritti, quindi veloci. Questa è stata una delle partite più brutte che io ricordi, tralasciando Napoli-Fiorentina e Napoli-Barcellona, anzi, questa è una delle tre. Che ho visto un Napoli arrendevole, un Napoli senza un'idea di gioco. Allora, perché io vi dico senza un'idea di gioco? Il Napoli è arrivato alla conclusione in porta solo in due occasioni in 90 minuti. Un numero scandaloso per una squadra che dovrebbe lottare per il famoso scudetto. Poi, viste le dichiarazioni che ha fatto anche il buon Luciano Spalletti in conferenza stampa, dicendo siamo carichi a pallettoni, nessuno è più motivato di noi. Io mi aspettavo veramente un Napoli di cattiveria, di cazzimma, e invece no. È stata l'ennesima dimostrazione che lo stadio pieno, la pressione che ti danno i tifosi è un fattore negativo per il Napoli, perché io penso la maggior parte dei punti che il Napoli ha fatto in questo campionato, la maggior parte sono stati fatti con punti in trasferta, quindi lontano dallo stadio Diego Armando Maradona e lontano dai tuoi tifosi. Ora, se non vogliamo finire così, ora vi faccio vedere come. Così, Lorenzo dorme, pure lui, vedi, dorme perché non gliene frega niente. Comunque, se noi non vogliamo finire tutta la stagione come sta dormendo lui, bisogna che il Napoli inizi una sorta di involuzione, nel senso, perché involuzione? Allora, se tu ora con le squadre piccole, anche fuori casa, fai bene, in casa, che tu dovresti fare il tuo fortino, va bene, perché voglio qualsiasi squadra che gioca in casa fa trae favore a giocare in casa, e invece quando il Napoli gioca in casa con lo stadio praticamente pieno al 75%, ieri non c'era nemmeno più un biglietto disponibile, a parte se andavi sui bagarini, roba così, li trovavi tranquillamente, credo. Ma non comprateli tramite i bagarini, mi raccomando, rimaniamo tutto nel legale. Il Napoli ne viene meno, poi l'ha detto anche Luciano Spalletti: se tu in queste partite decisive hai paura, non devi giocare a Napoli. Allora, sì e no, perché se tu, caro Luciano, mi dici 24 ore prima, siamo carichi, siamo motivatissimi, noi, il Milan non è carico quanto noi, ma invece a me mi è parso l'opposto, il Milan che viene a Napoli e ti dà una dimostrazione non netta di calcio, perché voglio, è stata una partita un po', diciamo, più equilibrata, non sulle occasioni, perché il Milan ha avuto anche più occasioni del Napoli. L'ultima è clamorosa, quella di Saelemaekers con Ospina che riesce a toccare la palla, però il Napoli ha fatto veramente poco ieri sera. Io per questo ieri sera nel video vi ho detto servirebbero 11 Osimhen, perché ragazzi, l'unico che ha dimostrato qualcosa, che ci teneva a fare qualcosa, è stato Osimhen ieri sera. E quando mi dicono, ma Osimhen non ha fatto niente, Osimhen di qua, Osimhen di là, ragazzi, guardate la partita che ha fatto Victor ieri sera. Praticamente è stato 90 minuti a giocare da solo contro tre difensori del Milan. Va bene? E anche il centrocampo del Napoli ieri ha fatto fatica, Fabian Ruiz non sapeva a chi dare la palla, idem Lobotka. Cioè, ragazzi, se noi non ci veniamo incontro, ti smarchi, crei un'opportunità. Ragazzi, il Napoli ieri, anche nella manovra, negli ultimi 20 minuti, perché il Napoli ha iniziato a giocare a calcio da dopo che è uscito Insigne e Zielinski, e forse se ne doveva rendere conto, con un as che, entrando al posto di Politano su quella fascia, ha fatto vedere più di Politano e ha giocato 20 minuti, 30 minuti, ora non mi ricordo quanto ha giocato un as. Quando
qualcosa si deve pur fare in questa squadra, qualcosa si deve pur cambiare se non va bene. Elmas sì, ha fatto vedere qualcosina, ma non è che abbia fatto chissà che cosa. Stessa cosa Mertens. Ragazzi, l'unico che si salva ieri sera è stato Osimhen. E io lo ribadisco, Insigne prestazione insufficiente, perché voglio Insigne, si arriva al gol del Milan è anche colpa di Insigne, perché tu vai a fare un fallo a centrocampo che non ha senso. Non ha senso quel fallo, ti è andato via l'uomo, è marcato. C'è Mario Rui che è già sulla palla. Cosa fai un fallo del genere? Quelli sono falli di cattiveria, di frustrazione. E poi questa frustrazione la possiamo vedere anche fra Osimhen e Theo Hernandez su un calcio d'angolo. Theo Hernandez che si butta a terra, Osimhen che lo va a riprendere, lo tira su con tutta la forza di questo mondo. Poi continuano a sputarsi addosso parole brutte, penso. Questi litigano ancora e l'azione continua e loro due non se ne accorgono. Se ne accorgono quando un as è vicino all'area di rigore. Cioè, per questo io vi dico, la cattiveria che ci ha messo Osimhen non è la cattiveria che ci hanno messo tutti quegli altri. Koulibaly ieri, che ha fatto una partita buona, perché voglio, addirittura mi sono sentito dire Koulibaly da quando è tornato dalla Coppa d'Africa sta facendo schifo. Siete seri? Siete seri? No, io non lo so, siete seri? Cioè, l'unico difensore decente che abbiamo, che è Kalidou Koulibaly, voi non lo vorreste far giocare perché è tornato dalla Coppa d'Africa e sbaglia 3 o 4 passaggi. Ok. Io, o sono io che devo cambiare sport, o siete voi che di calcio, secondo me, ne capite veramente poco. Poi alcuni hanno detto, ma il gol del Milan arriva su un rimpallo. Arriverà pure da un rimpallo, il gol del Milan. Però l'attaccante c'era, l'istinto da attaccante Giroud ce l'ha, ragazzi. Guardate anche nel derby i due gol che ha fatto nel derby. Quindi diciamoci la verità: ci siamo risvegliati da un bellissimo sogno, se così vogliamo dire. Perché era bellissimo avere il Napoli lì su, anche se l'Inter ha una partita in meno e potenzialmente sta sopra il Milan di un punto. Quindi, che cosa dire, ragazzi? Io mi guarderei alle spalle, perché se tu nelle partite decisive, e tu ora c'hai un mese decisivo al massimo, perché tu hai Verona e Atalanta, non due squadrette, ma due squadre che tu le soffri sempre, sempre e comunque tu le soffrirai queste squadre. Quindi, se vogliamo fare qualcosa di concreto, va bene, dobbiamo arrivare in Champions League. La parola scudetto, sognatevela, perché voglio, questo sarà un bellissimo sogno. Che secondo me non vedremo mai realizzato. Lo sappiamo. Io ho messo una cartina degli scudetti fra nord e sud. È una cosa imbarazzante il confronto fra sud e nord. Comunque, ora occhio alla Juventus, perché la Juventus, ragazzi, vincerà 1-0, giocherà male, ma è pur sempre la Juventus e ti ha recuperato tanti tanti punti. Se non sbaglio è a meno 4 ora e tu c'hai Verona e Atalanta. Potenzialmente queste in 2 giornate potrebbero levarti anche il terzo posto e sarebbe un finale di stagione in sofferenza, perché l'Atalanta ha tutte le carte in regola per puntare al tuo quarto posto. Quindi, why you? Ora, resettate tutto, ricaricate le pile, fate quello che vi pare, ma occhio a quelli che stanno sotto. Quelli davanti stanno andando, ma occhio a quelli che stanno sotto, perché voglio, sarebbe un fallimento clamoroso dopo questa stagione non entrare in Champions League. Sempre e comunque, forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao, voglio.